Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo un po' in ritardo, adesso prima di pranzo ci facciamo un giretto per mondi virtuali. Purtroppo diciamo, non sarà possibile in seguito fare anche una dimostrazione di installazione pratica per un problema di scheda video. L'Open Simulator ha bisogno, il client ha bisogno di una scheda grafica accelerata, ci sono problemi col proiettore, però parleremo di quello che sicuramente sta diventando un bellissimo pezzo di software libero, che è Open Simulator, appunto, un software per la simulazione di mondi virtuali che è nato nel 2007 nel momento in cui la Linden Labs, che è l'azienda californiana che produce il mondo virtuale Second Life, ha rilasciato come open source il codice del client. C'erano già stati precedentemente dei tentativi per creare un software libero per la simulazione di mondi virtuali, che in genere pare siano falliti soprattutto per la difficoltà di creare in maniera parallela il server e il client, quindi c'era questa difficoltà. Ora, l'opportunità che dava la Linden Labs di avere un codice di client open source libero ha portato alla fondazione del progetto Open Simulator, in cui si è cercato e si è riusciti a creare un server che potesse, a cui il client di Second Life potesse connettersi e creare un mondo virtuale molto simile per certi aspetti da Second Life, ma che comunque va in una direzione di sviluppo differente e che comunque è una cosa differente. Infatti non possiamo parlare neanche di un clone, perché è un software sviluppato completamente nuovo, senza prendere nessun riferimento dal software proprietario, dal server proprietario. Quindi noi stiamo parlando principalmente del server di Open Simulator. I server e i clients sono due linee di sviluppo differenti, fatti da gruppi diversi. Quindi il progetto nasce comunque nel 2007, quindi adesso è un progetto che ha già 5 anni e che ha raggiunto una sua maturità e che sta dimostrando grandi potenzialità. È un server multipiattaforma, nel senso che può girare gira nel framework .NET o Mono, quindi sia su Windows che su Linux che su Macintosh. È multiutente perché permette il collegamento in contemporanea di una quantità di utenti indefinita. Può creare una varietà di mondi virtuali, che può partire da un piccolo mondo virtuale nel proprio computer a casa, stand alone, scollegato quindi anche da internet, oppure anche un mondo virtuale nel computer di casa però collegato agli altri mondi virtuali, o addirittura una rete di simulatori, fino a migliaia di simulatori, che creano un complesso mondo virtuale enorme, con migliaia di utenti. Quindi i client lavorano su diversi protocolli. Bisogna dire che Open Simulator di base è una sorta di web server, nel senso che è un web server HTML 1.0 che però serve al client dell'XML, che poi interpreta nella ricostruzione del mondo virtuale. A questo viene integrata una simulazione fisica che può utilizzare diversi motori fisici. Il principale, quello che viene utilizzato adesso, si chiama ODE, e, diciamo, non ha caratteristiche eccellenti rispetto a quello, ad esempio, che viene utilizzato da Second Life, che si chiama Havok, è decisamente inferiore, però c'è diciamo, si sta sviluppando anche un altro motore fisico che è Bullet, che promette di essere decisamente molto migliore e di ottimo livello.
E, diciamo, questo server supporta lo scripting in world, cioè si può scriptare all'interno del mondo virtuale, all'interno degli oggetti che stanno dentro il mondo virtuale, sia in LSL, che è il linguaggio della Linden Lab, originale di Second Life, o SSL, che invece sono delle funzioni aggiuntive proprie di OpenSim, sia in C# o VB.NET. E, tra l'altro, è un server pensato in maniera modulare, per cui è possibile poi, chi chiaramente sa lavorare sul C# può aggiungere moduli per funzioni particolari attraverso l'uso di queste Sim Plugin Modules. Attualmente Open Simulator non è ancora arrivata alla versione 1.0, infatti gli sviluppatori avvertono che va considerata comunque come una versione alfa. Nonostante ciò, è praticamente usatissimo, è diffusissimo, è usato in diversi campi, anche scuole e università lo stanno utilizzando con risultati decisamente interessanti. Qui vedete una serie di link da cui è possibile scaricare Open Simulator, il server. Si possono scaricare quindi gli eseguibili, si possono scaricare i binari da compilare. Quando si scaricano i binari è possibile poi aggiungere determinati moduli che possono essere reperiti su internet in diversi posti, e quindi si può personalizzare anche come server secondo le proprie esigenze. Poi si possono scaricare anche delle distribuzioni, come la distribuzione Diva, che è fatta da una delle sviluppatrici di questo software, che è Krista Lopez. La distribuzione Diva è una distribuzione praticamente pronta per essere installata a casa, molto semplicemente, ha anche delle utilità che altrimenti non si avrebbero, un'interfaccia web. Ricordandoci che comunque è di base un server web, non c'è bisogno di installare, anche nel computer di casa non c'è bisogno di installare un server web per avere queste funzionalità, ma è lo stesso Open Simulator che ve le offre. Diciamo che il leader del progetto attualmente è considerato Justin Clark Casey. Qui avete un link se volete vedere il blog suo, dove vengono riportate le ultime novità riguardo lo sviluppo di questo software. Allo sviluppo di OpenSim partecipano anche diverse aziende, una di queste è la Intel, che ha fatto diverse ha fatto diversi esperimenti con OpenSim e con delle persone sempre all'interno di Intel che lavorano anche sugli sviluppi di determinate parti. Ad esempio Robert Adams sta appunto sviluppando, sta lavorando all'implementazione di quel motore fisico di cui vi dicevo prima, Bullet, che sicuramente porterà a fare un passo in avanti anche Open Simulator. Allora, ho sbagliato. F5 non mi dà niente. Presentazione, perché c'ho il menu grigio? Ecco, ci siamo. Allora, la OpenSim è, come dicevo prima, molto sviluppato, ci sono molti mondi virtuali attualmente che si basano su Open Simulator.
Si calcola, ma non si sa perché non si ha un numero preciso, che siano circa 1100-1200 mondi virtuali basati su Open Simulator. Quelli che vedete qui sono le principali grid pubbliche, quindi accessibili a tutti, al mondo. Osgrid è la grid propria degli sviluppatori. In Worlds e Avination sono delle grid, diciamo, chiuse, che vorrebbero fare business su questo software. Via via le altre, Craft World è la grid che amministro io personalmente, che è appunto una delle più note, delle principali. Quindi diciamo che anche in quanto a mondi pubblici c'è una larga diffusione. E fra questi mondi, io prima ho detto in Worlds e Avination sono mondi chiusi, perché? Perché c'è un sistema che unisce questi mondi, si chiama Hypergrid, che permette di spostare il proprio avatar col teletrasporto, come si dice, da un mondo all'altro. Quindi una volta che ci si è registrati, autenticati in uno di questi mondi che condividono il sistema Hypergrid, si ha automaticamente accesso anche agli altri mondi attraverso questo sistema. E sono cose diciamo interessantissime, enormi le potenzialità di questo software. I concetti base sono semplicissimi: si inizia a creare delle forme partendo da delle primitive semplici, il cubo, una piramide, una sfera, una mezzasfera, c'è anche della vegetazione. Poi queste diverse forme si possono deformare, stirare, dare una dimensione, creare delle forme più complesse, unire insieme, e le possiamo animare e rendere interattive mettendoci dentro uno script. Quindi interattività significa che possono reagire alla nostra chat, quando scriviamo in chat possono reagire al tocco, possono aprire un menu con diversi pulsanti e fare una serie di cose, animazioni anche molto complesse, seguire dei tracciati, e questo è una delle cose che rende interessanti Open Simulator, perché fra un po' vedremo quali opportunità apre. Oltre a quelle forme quelle primitive di cui si parlava prima, che sono create dall'editor interno al client, quindi possono essere create semplicemente in world, dentro il mondo virtuale, c'è una serie di forme invece più complesse, più elaborate, che non possono essere fatte all'interno del mondo virtuale, ma possono essere create con programmi esterni e poi importate all'interno dei mondi Open Simulator. Queste sono le Sculpt e le Mesh, sono praticamente oggetti complessi scolpiti. Qui ad esempio questi unicorni che si vedono al tronco degli alberi o le ramificazioni chiaramente non sono fatte da semplici primitive, cubi o sfere, ma sono realizzate con programmi esterni, soprattutto ho usato Blender, e importate poi come textures, come texture all'interno di Open Simulator e applicate agli oggetti. E questa è la forma che poi acquisiscono. Le mesh sono un'introduzione abbastanza recente sia su Second Life che su Open Simulator, e questa introduzione e anche altre caratteristiche riguardo al client ci fanno capire perché sto dividendo i client in una versione 1 e versioni 2 e 3. La versione 1 del client originale, si parla sempre di versioni del software originale distribuito open source dalla Linden Labs, dai proprietari di Second Life. Tra la versione 1 del client e la versione 2 e 3 ci sono delle differenze che riguardano soprattutto appunto la possibilità di vedere le mesh e altre cose che magari è un po' lungo adesso spiegare qui in una presentazione veloce. E quindi nell'elencare
i diversi client che sono disponibili, qui vi do alcuni nomi ma ce n'è una quantità incredibile. Vi dico anche cosa fanno, che versione sono, appunto perché i più recenti, più quelli che possono fare un po' tutte le cose più recenti, sono quelli della versione 2.3. Quindi c'è Imprudence e Phoenix, sono molto popolari, ancora molto usati, ma sono ancora la versione 1, quindi non hanno certe possibilità. Abbiamo Singularity, che è una versione 1, ma fa tutto ciò che fanno anche le versioni 2 e 3, sono state inserite queste caratteristiche. C'è Firestorm, che è una versione 3, ma ci sono anche altre linee di sviluppo dei viewer, per cui ad esempio ci sono anche dei viewer che non rappresentano l'ambiente 3D, ma sono solamente testuali, pur apparendo agli altri tu presente nel mondo, su un telefonino puoi usare, ad esempio, che non ha accelerazione grafica, puoi usare un viewer testuale e restare in contatto all'interno del mondo virtuale. Allora, dunque, dopo aver, diciamo così, un po' spiegato più o meno i concetti di base, sono andato un po' veloce perché siamo partiti in ritardo, spero, se sono troppo veloce, rallento un po'. E dopo, diciamo, aver così spiegato qual è la struttura di questo software, vediamo un po' la cosa più interessante, qual è l'utilizzo che si può fare di questo software. Sicuramente una delle cose che ha maggiori potenzialità è l'utilizzo educativo di Open Simulator. Già un po' dappertutto, anche in Italia, ci sono diversi esperimenti interessanti, e molte scuole e molte università lo stanno usando a fini educativi. Perché? Perché comunque è un software che immerge lo studente intanto in un ambiente interessante, e poi in un ambiente interattivo, in un ambiente in cui si può realizzare, costruire, creare, e quindi stimolante sicuramente. Ci sono dei progetti, ad esempio il progetto Virtual Science di Michelina Occhioni, poi nei mondi virtuali in genere non si usa il nome reale. Michelina Occhioni nei mondi virtuali la conoscerete come Michelle Tech o Michelle Techland, che ha creato questo progetto che è Virtual Science. Vi invito ad andare a vederlo, perché oltre a vedere delle cose molto interessanti su come si può insegnare le scienze in un mondo virtuale, ed è un progetto che è stato realizzato in un plesso scolastico in Puglia, fra l'altro premiato anche dal MIUR, dal Ministero, con un premio per l'innovazione, vi invito ad andare a vederlo perché vi apre veramente gli occhi su cosa si può fare con questo genere di software. L'Università di Firenze ha anche un progetto rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, che si chiama Edmondo, sempre basato su Open Simulator. E anche qui vi avete un indirizzo che sicuramente è interessante andare a vedere, vedere un po' cosa si può fare. Abbiamo problemi se facciamo un... di là in regia? Regista? Ascolta, abbiamo problemi a mandare un video in streaming? Allora, giusto perché, visto che non possiamo fare una dimostrazione dopo di installazione... come? Questo è il sito virtualscience.it, ma possiamo vedere quello che appunto questo insegnante ha realizzato in una delle diciamo dei simulatori per la didattica.
La scuola in genere non crea delle grid pubbliche perché vuole chiaramente molta riservatezza, anche protezione riguardo agli studenti, molto spesso minorenni. In una grid pubblica possono andarsene in giro. Tenete presente che in un mondo virtuale si può fare di tutto, quindi ci sono diversi gradi di catalogazione dei simulatori, delle regioni. Una regione in genere, un simulatore, una regione sono 255x255 metri virtuali. Ora, in un mondo virtuale si può fare di tutto, quindi c'è una catalogazione per cui ci sono grid con controllo parentale, diciamo, quelle dove possono entrare, simulatori, regioni, controllo parentale dove possono entrare tutti. Ce ne sono alcune catalogate mature e ci sono anche delle grid adult dove è meglio che, diciamo, minorenni o studenti non abbiano accesso. Perciò le scuole generalmente si creano delle grid proprie, delle infrastrutture proprie, come anche l'Università di Cagliari ha una sua propria grid, unica grid, dove viene fatta della didattica. Qui avete un esempio come... Tenete presente che in questo ambiente, adesso vedete delle simulazioni, ma in questo ambiente ci può essere proprio la presenza dell'avatar, dello studente in forma di avatar. Allora, e quindi sicuramente diciamo che questo dell'educazione è un potenziale di Open Simulator che deve essere ancora espresso appieno, potenziale che non è stato espresso ad esempio in Second Life, che al momento viene considerato anche un mezzo fallimento. Non è stato espresso in Second Life soprattutto perché Second Life è un mondo proprietario, quindi è pensato per il business, quindi deve pensare al tornaconto economico. Se non ha interesse per determinati sviluppi, sicuramente non li incoraggia. Open Simulator, che invece può essere addirittura scaricato e installato anche sul proprio computer, o comunque i costi per mantenere anche una grid non sono altissimi, si può permettere di vedere, di entrare in campi in cui Second Life non è mai voluto entrare e di dimostrare enormi potenzialità di questo software. E sempre per la scuola c'è da tenere presente che Moodle, che è un software per la didattica molto diffuso, usato da scuola e università, ha anche un modulo per OpenSim che può amministrare una grid proprio OpenSim in PHP, quindi un modulo di Moodle, e poi nel mondo virtuale c'è una serie di oggetti scriptati denominati Sludle che si connettono a Moodle e che rendono quindi Moodle disponibile nell'ambiente virtuale 3D di Open Simulator. Comunque, diciamo, gli usi poi sono chiaramente adesso molto importante è quello educativo, ma gli usi sono infiniti. Si può usare per gioco e intrattenimento, si possono fare giochi di ruolo. Giochi di ruolo solitamente sono diciamo incentrati sull'interpretare una parte, soprattutto sui testi, sulle parole. Qui abbiamo la possibilità di creare anche le scene e i costumi, ed è molto usato anche per questo. Ma si possono riprodurre giochi classici, scriptando gli oggetti si possono riprodurre gli scacchi, si può riprodurre, se si trovano 22 avatar disposti, si può fare una partita di calcio. Si può realizzare degli ambienti, degli scenari, che sono, presento la mia città ideale, te la crei, ecco qui, e la fai visitare. E si può avere all'interno del mondo virtuale uno streaming audio e video, e quindi con uno streaming audio si può fare praticamente un DJ può mandare la propria musica
e si può festeggiare nell'ambito, diciamo, della parte sociale di questo ambiente. Si festeggiano le ricorrenze anche facendo dei balli in discoteca, quei farete tutte quelle cosettine lì. Quindi altra cosa, si possono fare dei concerti dal vivo. Qui sotto in questa immagine è un concerto di un musicista, Torben Asp, un musicista danese, e suona musica elettronica. Un concerto dal vivo con anche effetti intorno particolari. Lui suona a casa sua e la musica viene mandata nel mondo virtuale, e attorno c'è, diciamo, gli spettatori che guardano in tempo reale. Quindi c'è anche un'interazione fra mondo reale e mondo virtuale molto, molto forte. Un altro uso è quello dell'arte, un'arte proprio creata con gli strumenti che dà questo mondo virtuale. Ad esempio il Museo del Metaverso è un museo che sta su Craft attualmente, su Craft World attualmente, può essere visitato, e all'interno del quale ci sono opere di diversi artisti create nel mondo virtuale. Si possono creare delle installazioni che sono immersive, interattive, delle forme che reagiscono alla presenza dell'avatar, al tocco, che emettono dei suoni. Si possono esporre anche opere d'arte della vita reale, ad esempio si può fare una mostra fotografica. Altra cosa bella, si possono fare rappresentazioni teatrali. Ci sono dei gruppi diffusi sia in Second Life che nei mondi OpenSim che fanno questo. Ovviamente gli scenari lì vengono creati, non ci sono problemi per la creazione degli scenari, la fantasia si può scatenare perché si può volare, si può costruire per aria, e quindi dà enormi potenzialità. Carpe è un gruppo che fa delle rappresentazioni teatrali. Ad esempio, io avevo assistito ad una rappresentazione di Metropolis, quel famoso era un film di fantascienza, uno dei primi film di fantascienza degli anni 30, credo. Riportato come rappresentazione teatrale in scenari su diversi piani, in cui gli spettatori, gli avatar, si spostano su diversi piani, su diversi scenari, e gli attori sono animati con delle animazioni fatte apposta per le varie scene. Era una cosa veramente molto 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 interessante. Un altro utilizzo è sicuramente quello della socializzazione. È una piattaforma sociale perché all'interno dei mondi virtuali poi alla fine si creano dei gruppi, e diciamo che a differenza di altre piattaforme, come può essere ad esempio Facebook, che sono delle piattaforme sociali lo stesso, si crea un legame diverso con le persone, perché alla fine ci si trova, sebbene come presenza virtuale, spesso a lavorare insieme, a costruire le stesse cose. Poi si può parlare in voce anche all'interno del mondo virtuale, quindi diciamo si creano dei legami particolari. Alla fine può succedere di identificarsi anche con l'avatar che ci rappresenta. Si possono creare, ma anche si creano molti progetti connessi alla vita reale. Qui sotto abbiamo, ad esempio, c'era un palazzo di Como, un antico palazzo di Como, che stava ricercando dei fondi per il restauro, che hanno portato un percorso in una sim su OpenSim, un percorso che ripropone, diciamo, questo palazzo e un link dove andare a firmare per una petizione. Ecco, quindi ci sono... c'è un legame stretto fra quello che è reale e quello che è virtuale. Purtroppo l'installazione di Open Simulator, la dimostrazione, non la possiamo fare per problema di scheda. Serve comunque, su Linux dovete avere una scheda grafica accelerata, il che purtroppo significa avere driver proprietari, perché un mondo virtuale 3D ha bisogno di un'accelerazione grafica. Può essere installato comunque sia anche su Windows Macintosh,
può essere installato quindi in un singolo PC in locale e il mondo rimane chiuso nel vostro computer, può essere installato in locale sempre sul vostro computer di casa ma aprendo determinate porte, facendo il forwarding delle porte col router eccetera. Potete collegarvi ad altri grid, cioè potete crearvi il vostro mondo, il vostro avatar e poi spostare quell'avatar in altri mondi che utilizzino il sistema Hypergrid. E potete anche la vostra sim a casa collegarla a un mondo virtuale già esistente, a una grid già esistente, dove venga permesso. Oppure, come fanno le scuole, si può creare un server centrale e diversi server collegati in una LAN locale che non ha uscita fuori, però che ha accesso a tutta la LAN locale, e quindi si possono creare dei mondi molto... Dunque c'è, credo, l'Università di Bolton che ha un'enorme rete OpenSim, che non è accessibile dall'esterno. Poi, come fanno molti, mette anche alcune SIM pubbliche, perché per le scuole è anche importante tenere il contatto con le SIM pubbliche, dove comunque trovano numerosissime risorse free, fra l'altro, per il materiale di cui hanno bisogno, perché comunque una SIM didattica ha bisogno di materiale scriptato, ha bisogno di schermi per le slide, ha bisogno di, se deve fare le lezioni di geometria, di animazioni che animino le diverse forme eccetera. Quindi anche le scuole in genere tengono ad avere la propria, la propria grid privata, e tengono anche ad avere un piede nelle grid pubbliche. Comunque l'installazione è abbastanza semplice, nel senso che i link che avete visto prima vi permettono di scaricare i binari sono già praticamente configurati per poter partire sul proprio server locale. Solitamente si utilizza un database come MySQL, però ha delle librerie interne per utilizzare SQLite, quindi non c'è bisogno alla fine di installare niente, può partire anche con un database SQLite. E chiaramente c'è questo, il server, poi c'è necessità di scaricare il client per connettersi al server. In generale i client che hanno un grid manager hanno nel selettore delle grid un local host, è lì che dovete pigiare quando vi volete connettere alla SIM che sta dentro la vostra stessa macchina. Di default lavora sulla porta 9000, ma è aperta, la stessa macchina è aperta. Io direi che se avete delle domande, delle curiosità. Sulla SIM, l'abbreviazione di simulatore, SIM quindi è una singola regione, un simulatore, una singola istanza, più che una singola regione, una singola istanza di OpenSim viene chiamata SIM, questo sia su OpenSim che su Second Life. Una regione è in metri virtuali, un quadrato di 255 x 255 metri. Quindi un simulatore può avere una o più regioni, preferibilmente una per questioni di... se deve essere frequentata, preferibilmente una unica regione. Più istanze possono concorrere connettendosi a un server centrale che si chiama Robust e creare una grid. In locale solitamente invece si crea un'unica istanza con una o più regioni. SIM, simulatore. La voce, questa è una parte un po' così, perché la voce si appoggia su un eseguibile integrato al client che è stato scritto per interfacciarsi con il software della Vivox, quindi non stiamo parlando di open source ma di un'azienda
nata per produrre business. Vivox sta offrendo da circa un anno il servizio gratuito alle grid open SIM, quindi attualmente stiamo utilizzando quel servizio. C'è la possibilità di utilizzare anche del software libero come FreeSwitch, però non ha le stesse caratteristiche, non ha la spazialità del suono che ha quello di Vivox. Ad esempio, se io sto lontanissimo in punti diversi del simulatore, io sento la tua voce con FreeSwitch. Con il software Vivox c'è la spazialità, per cui mi allontano e la voce si sente più piano. E poi un'altra serie di caratteristiche che vabbè, conosce chi ci entra, che FreeSwitch non ha, che invece ha Vivox. Quindi se si vuole un voice open source è un po' limitato, però Vivox attualmente sta offrendo il servizio gratuitamente alle grid open simulator. Interfacciamenti col mobile c'è, naturalmente, come abbiamo detto prima, c'è bisogno di una scheda accelerata per poter navigare in 3D all'interno dei mondi virtuali, però esistono dei navigatori solo testuali, per cui non ti viene presentato l'ambiente 3D, però hai la mappa e tu puoi posizionarti in mappa. Gli altri ti vedono, però tu vedi solo la mappa e il punto in cui sei. Puoi utilizzare la chat. Uno di questi programmi si chiama Radega. No, ci sono anche per Android, credo che nel market c'è anche un software che si chiama, non mi ricordo come, che però costa 2 euro e qualcosa, che fa questo lavoro lo stesso. Si interfaccia sia a Second Life che a Apple Simulator. E funziona. Funziona in quel modo, senza il 3D. Solo col test. Curiosità? Sì. Per quanto riguarda invece lo sviluppo open source dei brani. Sì. Faccio vedere prima. Sì. Dal codice libero, sì. C'è qualcosa, diciamo, di più direttamente programmato al team di sviluppo del server? Allora, sì, c'è Imprudence, dovrebbe essere storicamente, diciamo, la linea di sviluppo più vicina agli sviluppatori del server, però francamente sono un po' indietro rispetto ad altri viewer, per cui ad esempio Firestore è decisamente più avanti ed è molto usato anche Singularity, perché ha la leggerezza della versione 1 ma tutte le caratteristiche, può avere tutte le caratteristiche della versione 2 e 3, quindi diciamo sì, c'è un gruppo di sviluppo più vicino ai creatori del server, però è indietro rispetto ad altri. Vabbè, sarebbe stato bello vedere di più, purtroppo non abbiamo potuto vedere proprio entrare proprio nel mondo virtuale. Purtroppo abbiamo avuto qualche limitazione tecnica. Ci sono delle librerie, sì, delle librerie già create, diciamo che però nelle grid pubbliche quando si entra non si ha inventario, cioè si ha qualcosa in inventario, poca roba. Poi si ha la possibilità di andare a prelevare oggetti gratuitamente in diversi posti, al contrario di Second Life dove ogni cosa si paga in moneta virtuale, che può essere cambiata in moneta reale, fra l'altro su Second Life. Che si compra con moneta reale e te la possono rendere come moneta reale, quindi c'è un business, credo che non abbia controlli di tasse, niente, chissà, si possono fare anche giri di soldi forse. Questo non avviene in Open Simulator, dove molte grid si tende a condividere le proprie creazioni, sia
i vestiti, per dire, dove c'è un, sul vestiario degli avatar di Second Life c'è un business, ci sono i creatori di moda. Queste cose su OpenSea sono disponibili facilmente e gratuitamente, si possono prelevare, mettere in inventario. Una volta che sono in inventario sono a disposizione. A disposizione. E in più si può chiedere il supporto, l'aiuto a persone che sanno creare sia oggetti che li sanno scriptare, che quindi un'esigenza particolare, si può rispondere a un'esigenza particolare. Chiaramente se è un'esigenza molto complessa chiederà un compenso alla persona, perché alla fine diventa un lavoro a certi livelli di complessità, però molte cose sono disponibili gratuitamente. Mi sembra che non ci siano altre domande. Grazie, arrivederci.